Allora, buongiorno a tutti, io sono Luciano Comacchio, fondatore del laboratorio MELA dell'Università IUA di Venezia, assieme a Malvino Borgherini. Lui è l'architetto, va bene, non è qua, lui è l'architetto Matteo Morassut e fa parte anche lui del laboratorio. Facciamo una breve presentazione del laboratorio MELA, 5 minuti, noi siamo molto concreti, andiamo al sodo, quindi siamo veloci. E poi parleremo di il nostro intervento solleva un dubbio, fotografia o rendering? E quindi parleremo un po' di quelle che sono le nostre esperienze di ex docenti universitari che diventano poi professionisti operanti nel settore della rappresentazione, prima di architettura, poi di interiors. Allora, sostanzialmente il MELA Media Lab, che ha sede a Venezia presso l'Università di Architettura, è composto di tre sezioni: una sezione ricerca, una sezione learning e una sezione factory. La sezione ricerca è la prima nata nel 2008, 5 anni fa, che ha messo insieme competenze di ricerca provenienti nel campo della rappresentazione e della progettazione, finalizzate alla realizzazione di interfacce per musei. Interfacce per istituzioni pubbliche, quindi museali e anche archivi. Queste interfacce nascevano dalla costruzione di modelli 3D, da lì noi abbiamo l'esperienza Autodesk. Autodesk è in partnership, o meglio, lo UAV è in partnership con Autodesk in quanto università, e dove vengono fornite agli studenti delle licenze educational per l'uso dei software. L'uso dei software all'interno dei corsi universitari, per farla breve, è molto intenso e orientato soprattutto per la realizzazione di queste tipologie di modelli architettonici. Quindi noi partiamo con la rappresentazione di modelli interattivi. Questo è un lavoro di Castelvecchio, Museo di Castelvecchio Verona, questo è Trento. Abbiamo fatto alcuni lavori legati soprattutto alla città di Venezia, di Padova e di Verona. Questo invece è un progetto europeo a cui abbiamo partecipato 3 anni fa, che coinvolgeva la realizzazione di ambientazioni virtuali per la città di Trento, di Copenaghen, di Lisbona e di Gerusalemme. Dopo circa 2 anni fa abbiamo iniziato a ragionare, a spostare le nostre competenze legate appunto alla rappresentazione architettonica verso l'interiors e anche le nostre competenze programmatori, tra virgolette. Il laboratorio MELA si compone di una sinergia di persone che provengono da ambienti differenti. Ci sono docenti universitari, ricercatori, ci sono possiamo dirli freelance, computer graphic designer, definiamoli in un ruolo, insomma, nel settore della computer grafica. Ci sono fotografi di interior e non solo, stylist, programmatori e designer. È un centro di ricerca a tutti gli effetti, quindi abbiamo confluito all'interno del laboratorio moltissime sinergie e professionalità distinte. L'obiettivo comune è quello di confrontarsi e di generare nuove idee e trasferire quelle che sono le nostre conoscenze nelle varie direzioni che da noi ci arrivano dagli stimoli che vediamo costantemente tutti i giorni. Negli ultimi 2 anni è nato il progetto Learning, che è un progetto legato a un master. Abbiamo attivato un master l'anno scorso in Interactive Media for Interior Design, che va nella direzione di cosa? Creare delle figure professionali da inserire in azienda che abbiano la capacità di convogliare professionalità provenienti dal settore della fotografia, dal settore della computer grafica, dal settore dell'interattività. I docenti che compongono questo corpo docenti del master sono appunto fotografi, computer artist e progettisti di interni e programmatori. L'idea di questo master è quella di iniziare a mettere insieme le forze per ragionare attraverso i prodotti che solitamente vengono usati o attraverso i settori o le professionalità che sono normalmente distinte verso una direzione. La direzione è quella di creare prodotti interattivi per l'interior design. Quindi quell'idea di immagine che nasce da fotorealismo, può essere fotorealismo, prima parte della modellazione,
deve, secondo noi, andare oltre a quello che è l'immagine cartacea che molti di quelli che si occupano di computer grafica, no? Mirano a, per esempio, sostituire la fotografia con il rendering, fine a se stessa, cioè invece di fare la foto faccio un render fotorealistico. Per noi quella cosa è superata, è solo un punto di partenza per andare a ragionare su altri temi. I nostri temi sono che cosa può diventare quella simulazione fotorealistica nel momento in cui l'intervento del fotografo è decisionale, non solo nello scatto fotografico, ma soprattutto per quanto riguarda la scelta delle luci. La scelta di questo set virtuale viene composto direttamente dal fotografo. La scelta della post-produzione che chiude il ciclo dell'immagine viene fatta dal fotografo, quindi la figura del fotografo oggi, quella che interviene nel nostro laboratorio, non è, è un fotografo che ha la capacità e la formazione sia strumentale fotografica, la sensibilità appunto quella richiesta per determinate tipologie di foto, ma diventa anche un abile utilizzatore di strumenti software per il fotoritocco, per dare la massima espressione alla propria creatività. Noi mettiamo la nostra espressione che riguarda la modellazione e la rappresentazione di immagini di rendering che vengono poi ripassate a chi si occupa di fotografia e che hanno comunque alla base una composizione, perché senza una composizione, sapete benissimo, non può nascere un'immagine. L'idea quindi di integrare anche professionalità che hanno queste capacità di creare queste composizioni e per poi mostrare alla fine un prodotto interattivo che vada a configurarsi in che direzione? Non solo nella direzione di visualizzazione di immagini, ma anche nella direzione di progettazione assistita, per esempio a livello di sketch, di collaborazioni multipiattaforma su piattaforme cloud o online, cioè pensare che ormai la progettazione avvenga soltanto all'interno di una stanza non è più possibile, almeno secondo le logiche di come si stanno muovendo adesso con questa velocità tutte le tematiche legate non solo alla progettazione di interiors. E per quanto ci riguarda, quindi questo master, per chiudere, va nella direzione appunto di formare queste figure professionali in grado di inserirsi in un workflow di lavoro aziendale e di portare innovazione, semplicemente anche a livello di mettere a dialogo figure che costantemente non riescono a dialogare tra loro, tecnici, fotografi, stylist, eccetera, eccetera, e dare comunque un apporto da un punto di vista di una visione globale di cosa può essere un progetto interattivo per l'interior designer. Da quella direzione del MELA Learning, quindi formare persone, nasce la sezione del MELA Factory. MELA Factory che cos'è? È una struttura di service che si occupa di fare cosa? Di fare formazione all'interno delle aziende e di supportare le persone che vengono inserite in aziende in una prima fase di startup, di avvio di determinati spazi lavorativi all'interno di aziende. Cioè un'azienda decide, ok, io voglio munirmi di determinati software, postazioni, computer e creare questo tipo di immagini virtuali, quello che può essere la tipologia di immagini e di esigenza dell'azienda, e noi diamo la possibilità all'azienda di, e di chi lavora all'interno di questi spazi, di potersi avviare, diventare autonomi e poi lasciare la libertà all'azienda di proseguire senza poter contare sul service. Le spese di service, chi di voi è un'azienda sa benissimo di cosa stiamo parlando. Quindi è anche un discorso che va orientato verso la protezione del proprio lavoro, perché molto spesso vengono contestate, io non ti posso dare quei modelli perché cioè, dobbiamo un attimo capire che non vadano in giro, eccetera, eccetera, c'è un continuo rubarsi idee ormai ovunque e la tendenza è sempre quella di cercare di fare tutto in casa. Fare tutto in casa si può fare, però bisogna anche avere la capacità di vedere oltre a quello che è la semplice offerta che ormai si sparge sulla rete come rendering ovunque, service di rendering, service di qualsiasi genere, e capire che in realtà la nostra visione di service è una visione che parte dalla formazione. Queste sono una serie di immagini prese a spot, molti di voi le riconosceranno, perché alcune sono prese da cataloghi solo per esercizio di modellazione e rendering e di post-produzione di immagini, immagini che possono diventare cosa? Vanno oltre al rendering, diventano fotografia, la fotografia diventa rendering, si possono mescolare composizioni stilistiche, rappresentare un mood, lo styling di un'azienda, non solo da un punto di vista tecnico, il catalogo, come dicevo prima, ormai
immagini di catalogo non hanno più senso di esistere nel momento in cui hanno questa voracità di sostituzione. La produzione di un catalogo lo produci oggi e tra 6 mesi devi rifare una linea di cataloghi, e quindi sono spese enormi. E pensate, e lo sapete benissimo, allestimenti di set, come quanto costa allestire poi un set per un'azienda fisicamente, e poi quanto è chiusa poi la possibilità di utilizzo di quel set. Creare dei set virtuali possono dare la possibilità di creare differenti collezioni di prodotti adattate su differenti mercati, per esempio. Pensate di poter realizzare il vostro prodotto e tagliare la linea non solo sul mercato europeo, asiatico, americano, quello che può essere, ma di dare tutta l'offerta possibile. Riallacciandomi al discorso che faceva Giuseppe stamattina, cioè dei multi-channel retail, cioè questi negozi che sempre di più avranno queste video wall, dove la gente potrà in qualche modo poter vedere la simulazione dei propri spazi, perché anche l'idea della direzione su cui stiamo andando è quella di integrare la fotografia con gli spazi virtuali. Io mi fotografo l'ambiente di casa e in qualche modo posso, attraverso delle piattaforme, vedere inserito all'interno del mio ambiente di casa quelli che sono, per esempio, gli arredi proposti da un'azienda, o configurarmi particolari tipologie di spazi. Questa ultima immagine, che ritengo aperta in questo senso, si allaccia a quello che sarà il nostro intervento di oggi, e cioè una delle discussioni che sono state sollevate così a sondaggio sul discorso rendering riguardano i tessuti, il tessile. La simulazione del tessile virtuale è comunque ancora un elemento che stona rispetto a quello che è invece la grande ormai livello qualitativo delle immagini di rendering che siamo abituati a vedere tutti i giorni. E questo ci mette in contatto con Prismatech. Noi, come laboratorio universitario, iniziamo a sondare quali sono le tipologie di software che gestiscono questi capi virtuali e veniamo a conoscenza, e poi inizia il nostro rapporto con Prismatech, a ragionare su come noi possiamo integrare questi modelli di interiors per renderli dal punto di vista fotorealistico il più possibile sostituibili a una fotografia. E non parlo solo di qualità di percezione dei materiali, ma si parla appunto di tutto quello che è una fotografia. La fotografia è un'immagine che è un prodotto, una sintesi di quello che è un ragionamento che fa a monte, un ragionamento creativo, il fotografo. Quindi la simulazione dei capi virtuali, abbiamo visto questi software, Cloud 3D, Marvelous, si possono integrare benissimo con il workflow di lavoro nostro di 3D Studio Max e di altri software di rendering, e abbiamo iniziato a fare queste tipologie di immagini, cioè lavorare sui tessuti per dare la possibilità di trasferire la morbidezza di un tessuto e soprattutto la caratteristica, spesso la definiscono touch del tessuto, cioè la materia, la matericità degli oggetti che vengono rappresentati, che spesso sono perfetti, puliti, nessuna imperfezione, ed è quello che stona rispetto a un'immagine realistica. L'immagine realistica sapete benissimo che è tale non solo per la qualità della luce, ma anche per l'imperfezione. Noi siamo imperfetti, come tutte le cose negli ambienti che ci circondano, e chi produce immagini virtuali, assolutamente la difficoltà maggiore è quella di creare l'imperfezione. E su questi temi di ragionamento apriamo questa nostra domanda provocatoria che riguarda fotografia o rendering. Allora, abbiamo preparato un piccolo esercizio per oggi che parte da un prodotto di Vai Cucine, un prodotto che, aperte virgolette, noi vogliamo sottolineare un altro aspetto fondamentale. Produrre un modello oggi per la produzione di un oggetto reale vuol dire produrlo altre 3 volte per produrre le immagini di quell'oggetto pubblicitarie. E questo è un dispendio enorme di risorse e un dispendio enorme anche di costi. Allora, qui l'idea nasce, ok, dato un modello fatto in Inventor, quello che poi viene utilizzato per realizzare l'oggetto fisico, come possiamo riutilizzare quell'oggetto che è già stato fatto e arrivare alla realizzazione di un modello 3D che sia utilizzabile poi per una campagna di advertising, piuttosto che per un'applicazione interattiva, piuttosto che un showroom, eccetera, eccetera. Lo si può fare sapendo e avendo la professionalità e la consapevolezza di come deve essere un modello per poter essere applicato in questo modo. E quindi, se a monte viene formata la persona che utilizza Inventor
nel modellare e preparare determinati passaggi che vengono poi ripresi in 3D Studio Max, per esempio, e vengono riallineati secondo quello che è il workflow di lavoro in 3D Studio Max per produrre immagini di questo tipo, allora lì forse quell'oggetto diventa un abbattimento dei costi di produzione, che riguarda la campagna pubblicitaria di un'azienda. Siamo partiti da questa foto, una foto che abbiamo preso dal loro catalogo, di Valcucine, e abbiamo detto, vabbè, adesso proviamo a vedere se arriviamo a sostituire questa fotografia. Ma non solo, arriviamo a sostituirla e poi rendiamola qualcosa di più di una fotografia. Allora, siamo passati nell'analisi sostanzialmente di questi due ambienti. Questo ambiente, che è un ambiente da studio, presenta moltissime difficoltà in questo caso, che è la parte tessile, soprattutto, la parte della signora, e poi appunto tutta una serie di oggetti che per loro natura sono imperfetti e difficili da replicare. Questo è un'altra tipologia di schema che mostra appunto che in realtà questi sono set veri, vengono costruiti appunto per essere scattati e fotografati. Bene, partendo da tutte queste complessità, cosa è stato fatto? È stato fatto un modello in 3D Studio, partendo dal modello che ci ha passato Prismat, che non so le mani precedenti da dove arrivino, ma immagino che sia quel modello che poi è stato utilizzato nelle varie salse per produrre poi l'oggetto reale. In questo caso noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricreato l'inquadratura della fotografia, abbiamo lavorato sulla modellazione degli oggetti, e gli oggetti che oggi mostriamo e ci colleghiamo con quello che è poi l'intervento del pomeriggio riguarda la modellazione dei tessili. E quindi questi tessili realizzati in Marvelous, che cosa succede? Arriva il modello da Inventor, lo mettiamo all'interno di 3D Studio Max, lo rielaboriamo in alcune parti per dare i materiali che poi noi vogliamo dare, i materiali. Prendiamo le parti del tessile, li creiamo all'interno di Claw 3D oppure di Marvelous, li importiamo in 3D Studio Max, non interrompiamo mai il workflow di lavoro, questo diventa immagine. Quello che vedrete oggi, okay, sono modelli virtuali di capi di tessuti che poi diventano nelle varie forme arrotolati, piegati, eccetera. E questa è la grande caratteristica di questi software che ci ha colpito molto, è che partendo da semplici piani o da immagini di ritaglio, come si chiamano le immagini di ritaglio dei vestiti, come vi viene in mente, carta modello. Del carta modello dei vestiti, è possibile poi attraverso delle dinamiche fisiche avere tutta la simulazione realistica delle pieghe dei tessuti, per esempio, e quindi della morbidezza del tessuto. La lavorazione poi del materiale tessuto, quello avviene all'interno di 3D Studio Max. La scena quindi è stata ricreata nella stessa posizione di camera, e poi abbiamo detto, mettiamoci un ambiente dietro, vediamo come quella scena decontestualizzata e reinserita in un contesto differente possa dare uno stimolo di riflessione su quello che può diventare quell'immagine. Allora siamo andati a ragionare, questa è la parte di simulazione dei tessili, quindi come viene poi realizzato partendo da un piano, si fa cadere con degli oggetti che sono dei collider, sono degli oggetti che ostacolano la natura dell'oggetto e danno quindi poi la simulazione, come nel reale, dei rotoli di stoffa, in questo caso dell'immagine. Questo tutto a livello di modellazione, che viene poi importato all'interno del software da cui vengono applicati poi i materiali che hanno più o meno le varie caratteristiche, e poi si inizia a studiare la luce. Allora, in questo caso il set è pronto, i modelli sono stati inseriti, e adesso si inizia a ragionare sul discorso del lighting. E quindi da quella foto che avevamo, che aveva una luce di backlight, sostanzialmente una luce di forte contrasto che esalta ovviamente i dettagli dei tessuti e non solo, si è passati a illuminare la scena e a rappresentarla con i vari materiali. Questi sono due sorgenti luminose che poi compongono la scena reale. Questo è il rendering e questo è il punto di partenza di quello che era la fotografia iniziale. Da questa configurazione di punto di vista si inizia a ragionare sulle tipologie di materiali diversi, cambiano i legni e anche gli elementi della cucina. Gli elementi della cucina quindi si possono abbinare in tipologie diverse di essenze, fino poi ad essere ambientate all'interno di una location qualsiasi. Allora, tutto questo che voi vedete in forma di anteprima, che cos'è? Non è altro che un'applicazione. È un'applicazione che dà la possibilità di configurare, toccando lavorando sull'iPad, toccando i vari elementi della scena,
possono configurare, togliere oggetti, inserire oggetti, quindi vedere questo strumento anche da un punto di vista della vendita o comunque della comunicazione di quello che può essere diventare questa cosa, può diventare uno strumento che è molto più immediato rispetto allo sfogliare un catalogo di carta. Ora qui il target cambia, è differente, non è soltanto l'utente finale della nostra cara signora Maria che vuole comprarsi la cucina e sfoglia il catalogo, ma diventa anche la persona commerciale evoluta in cui vuole fare determinato investimento, può essere quello che si occupa poi di vendere questo tipo di prodotto, e quindi è uno scambio, è un dialogo che può avvenire su più livelli. Questa cosa diventa, secondo noi, un aspetto molto più interessante che l'immagine statica di rendering fotorealistica, che muore lì, nel momento in cui diventa fotografia, se ho l'oggetto reale lo fotografo, che senso ha farlo in rendering? A questo punto però nascono dei ragionamenti molto più interessanti, cioè questo configuratore, ormai la parola del momento è configuratore, può diventare cosa? Può diventare un sacco di ulteriori sviluppi di un'immagine di rendering. Per esempio questo che adesso andate a vedere è una sorta di cosa, un ambiente che parte da un rendering e diventa un ambiente configurabile in 3D, un ambiente in cui si possono vedere e personalizzare le tonalità di colore, di materiale, cambio di scena, eccetera. Questi piccoli demo sono state fatte ovviamente nel risparmio del tempo per mostrare qualcosa di come può essere una possibile applicazione di questo tipo. Però pensate... Scusa, tenete presente che la risoluzione del proiettore non rende l'immagine sull'iPad molto più bella. Eventualmente possiamo lasciare qui l'iPad, però... Fa veramente schifo sul proiettore. Cioè, Occhio si è staccato da... Vabbè, mi vergogno. No, aspetta. Vabbè, casomai poi ci giocate un po' voi, perché veramente schifo, spero non ci sia il signore del primo. Ok, vabbè, quindi questa è un'altra cosa, e l'altra ultima cosa di applicazione riguarda un'altra sperimentazione su cui stavamo ragionando. Martì? Si è offeso. Ma che sta sta cosa qua? Ecco. Scusate, io divento volgare. No? Sì. Ecco, va bene. Sei, lo vuoi? Non lo vuoi? Bello. Questa è la versione po' fatta. Questo giorno. Il proiettore si è offeso. Sì, va bene, noi siamo cattivi con i proiettori, quindi... Sì. Ho provato della... Prova a sganciare questo piano. Intanto andiamo avanti. Eccolo qua, fermo. Maledetto, ok. Allora, qui un altro tipo di sperimentazione che abbiamo fatto è... Osservate qualcosa sull'immagine a sinistra? C'è un'acqua in movimento, quindi stiamo parlando di un video. Allora, cosa succede in un video nel momento in cui io inizio a cambiare l'ambiente all'interno di un video? E quindi posso vedere, che ne so, entra la persona all'interno, fa delle cose all'interno dello spazio, poi se ne va, e nel frattempo che la persona si siede sul divano oppure se si alza, eccetera, io posso configurargli lo spazio all'interno. Allora si capisce che allora in questo senso la direzione su cui si sta andando di prodotti interattivi non è più la scatoletta X dove apro, ho quattro materiali legno, clicco e vedo l'oggettino con i quattro materiali, ma diventa qualcosa di molto più interessante a nostro avviso. Tutto questo è quello che noi affrontiamo all'interno del laboratorio Mela, e che parte dal discorso di formazione, dal discorso master, e diventa poi service di supporto per le aziende. Quello che si vedrà nel pomeriggio sostanzialmente sarà quella simulazione di spazio con la simulazione virtuale del capo. Sostanzialmente noi ci siamo organizzati per mostrare come avviene poi questo workflow di inserimento del tessile all'interno di uno spazio X, nel nostro caso è questo spazio. E lascerei la parola a Matteo, se non ti ho rubato tutta la... no? E
per quanto riguarda poi quella che sarà la parte del pomeriggio di workshop. Nulla, piccola premessa, come già aveva accennato Luciano, il problema più importante, diciamo, nella produzione di immagine virtuale era proprio quella della resa dei tessuti. O meglio, cosa accade di solito? Si vedono dei bellissimi render che effettivamente sembrano delle fotografie, poi nella realtà vado a vedere il classico divano o la coperta sopra il materasso e mi accorgo che sono tagliati con l'accetta. Ci sono alcuni cataloghi anche di grossi produttori, diciamo, di bassa fascia, che fanno ancora questo tipo di immagine. È ovvio che se parliamo diciamo, rispetto all'utente medio, appunto la famosa casalinga di Voghera, probabilmente non c'è problema. Però credo che il fatto di avere degli strumenti tecnologici che ci permettono di alzare il livello ci permetta di ottenere, di rimanere al passo con quello che è il messaggio comunicativo che aziende di un certo tipo vogliono continuare a mantenere, soprattutto rispetto, diciamo, a un mercato che è sempre più globale. Oggi pomeriggio vediamo un attimo come sia abbastanza semplice poter arrivare alla produzione di tessuti che siano effettivamente fotorealistici e che in un certo senso ingannino l'occhio. Soprattutto la parte relativa a coperte oppure agli stessi tessuti per gli imbottiti. Un altro problema molto importante è chi produce ad esempio divani, poltrone o, diciamo, questa fascia di prodotto ha la difficoltà, nel momento in cui va ad elaborare un modello 3D, a rappresentare effettivamente come la seduta della sedia sia realmente. Questo tipo di software permette di ottenere risultati sicuramente fino ad ora impensabili per un qualsiasi programma di modellazione tridimensionale. Soprattutto vi permette poi di gestire in maniera semplice quello che è il materiale, perché oltre alla qualità del modello dobbiamo ricordarci che la qualità, diciamo, generale della vista viene fatta anche dalla cosiddetta texture, cioè dall'immagine del materiale che io applico a quel modello. Da questo punto di vista questo tipo di software ci aiuta moltissimo, perché evita di dover fare dei passaggi ulteriori, ma ci fornisce già di fatto quella che è la pezza che noi possiamo andare, che il sarto andrebbe a tagliare e poi a sagomare sull'oggetto in questione, poltrona, divano, che sia. Quindi oggi pomeriggio vedremo un attimo appunto questa parte in maniera, insomma, semplice. Vi farò vedere un paio di tessuti, un cuscino e poi il flusso di lavoro rispetto a 3D Studio Max. Si intende che noi parliamo di 3D Studio Max perché 3D Studio Max è normalmente il software che viene utilizzato nel campo dell'architettura, soprattutto anche perché vi è un flusso diretto tra AutoCAD e 3D Studio. È evidente che possono essere utilizzati anche altri tipi di software. Maya, ad esempio, si parlava prima dell'entertainment, è il software per eccellenza, volendo, per questo tipo di produzione. Può essere utilizzato tranquillamente anche in Maya, può essere utilizzato in altri tipi di software. Quindi diciamo che questo software che noi andremo a vedere oggi pomeriggio permette una sorta di universalità di applicazione poi in altri modellatori, in altri motori di render cosiddetti. Bene, io chiudo con l'ultima cosa che riguarda il ritorno al master e il fatto che noi comunque stiamo ancora cercando nuovi partner, perché ci sono delle impostazioni, è questa, c'è, cioè, una parte di teoria e una parte di stage all'interno delle aziende. L'idea è quella di coinvolgere le aziende nel settore del mobile, nella produzione del mobile, per creare dei prototipi o delle collaborazioni con gli studenti che poi lavoreranno all'interno dell'azienda, in modo da creare un workflow di lavoro che parte dalla teoria e dall'apprendimento dei software che noi facciamo all'interno del master, della didattica, diventa poi stage in azienda e si concretizza poi nella possibilità da parte dello studente di essere assunto in azienda per continuare quel certo tipo di lavoro. Quindi a chiunque fosse interessato di voi vi invito a contattarci, lì ci sono un po' di cartoline molto belle e abbiamo un sito, il nostro sito è melai.io.it e grazie.